In passato, quando l'istituto è nato su base regionale, abbiamo fatto, ma molti anni fa, se non ricordo male, il 2009 o 2010, dei corsi di aggiornamento insieme ed è stata una bella esperienza. Poi, per vari motivi, non ci sarà più questa collaborazione, però quando abbiamo visto il bando che l'IRIFOR nazionale ha fatto, abbiamo ritenuto di dover fare un lavoro insieme. Il bando favoriva il partenariato, quindi anche il cofinanziamento. Abbiamo detto perché no, perché non fare IRIFOR e CENDO insieme per una cosa così importante. E è stata veramente una bella esperienza che secondo me non può che rafforzare la voglia di collaborare ulteriormente, perché l'IRIFOR è un'emanazione dell'Unione Italiana Ciechi, mentre il Sant'Alessio è un'entità pubblica importante ed è l'unica entità che può dare servizi di qualità per le persone cieche, ipovedenti e per i plurinominati. Quindi credo che il lavoro di sinergia, anche là dove è possibile, quello di mettere insieme risorse, esperienze e quant'altro, sia quanto di meglio possiamo fare. La sinergia è la parola chiave. Penso che bisogna dare merito, soprattutto per quanto riguarda il centro regionale, ad Amedeo Piva, che è sicuramente l'anima di tutte le nostre attività, soprattutto nell'aver creato anche quella Pax sociale, ha fatto sedere intorno allo stesso tavolo tutti gli stakeholder intorno a questa tematica così specifica come la disabilità visiva, talvolta complessa perché associata ad altre minorazioni. Il partenariato pubblico-privato può dare le risposte migliori. Noi crediamo in quello che negli economisti lo individuano come la legge delle 3P, cioè profit, people e planet, cioè la possibilità di fare appunto attività che abbiano un profitto, che però c'è una ricaduta sulle persone.